quattro ragusani individuati dai carabinieri della stazione di Ragusa Ibla per percezione indebita del reddito di cittadinanza e quindi per truffa aggravata. Per questo, nella mattinata di ieri, i militari, su decreto emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 3.200 euro nei confronti di una 43enne ragusana, uno dei quattro soggetti appunto individuati. La misura cautelare è stata disposta dall'autorità giudiziaria, concordando sulla base delle risultanze investigative dei carabinieri. E difatti questo è il risultato di una complessa attività di indagine terminata lo scorso ottobre, che ha portato al deferimento in stato di libertà di quattro ragusani per indebita percezione del reddito di cittadinanza e truffa aggravata. Tra i denunciati, una 43enne che aveva eluso il sistema, dichiarando una residenza anagrafica fittizia, figurando come se vivesse da sola, nonostante invece convivesse con la madre anziana, ciò chiaramente anche allo scopo di abbattere l'indicatore della situazione economica equivalente e per far sì quindi di avere diritto alla misura del reddito. I militari di Ibla sono riusciti a recuperare l'intera somma percepita indebitamente e a porre anche sotto sequestro la carta del reddito di cittadinanza in uso alla donna.